Salve amici, benvenuti o bentornati sul mio canale. Nel video di oggi vedremo come si timona la barca a vela alle varie andature ed in particolar modo vedremo come comportarci sotto raffica col mare formato e come rendere equilibrata la nostra imbarcazione per avere sempre le massime performance a vela e navigare in sicurezza. Buona visione! Allora, per timonare correttamente alle varie andature, ragazzi, la prima cosa da tenere presente è sempre quella di regolare correttamente le nostre vele. A tal proposito, ho fatto un video sulla regolazione delle vele, vi lascio qui su il link per poterlo guardare. Perché è così importante regolare correttamente le vele a tutte le andature? Perché con le vele regolate correttamente la nostra barca sarà equilibrata, quindi paradossalmente tenderà ad andare dritta, perché è una barca con vele regolate male, ad esempio troppo cazzate, avrà la tendenza ad orzare se abbiamo la randa troppo cazzata, eccetera. Quindi attraverso la regolazione della vela principale e della vela di prua dobbiamo ottenere un equilibrio per far sì che la barca proceda in maniera dritta, senza avere un'eccessiva tendenza a orziera. E infatti un metodo per appurare che le vele siano regolate correttamente è proprio quello di lasciare il timone, vedete come sto facendo qui, lascio completamente il timone e se la barca va dritta o se ha una tendenza a orziera molto molto lenta, significa che le nostre vele sono regolate correttamente. Quindi per contrastare ovviamente la tendenza a orziera, lascheremo un po' la scotta della randa. Allora, amici, un'altra cosa fondamentale quando timoniamo in tutte le andature, ma soprattutto in bolina, è quella di sentire il timone se è troppo pesante sotto le nostre mani. Anche se il timone è pesante, significa che c'è un problema di assetto nelle vele. Quindi stiamo sempre attenti ad utilizzare i carrelli, soprattutto il trasto della randa, per depotenziare la nostra randa, perché mollando il carrello sottovento la randa sventa leggermente e quindi diventa più equilibrata. Quando timoniamo di bolina, ma in tutte le andature, la prima cosa è sempre quella di manovrare il timone in maniera graduale. Ricordiamoci che un timone di un'imbarcazione a vela non è come il volante di un'auto. Spesso capita che, ad esempio, dei principianti gli dici orza, quelli orzano e lasciano là il timone e la barca se ne va in virata da sola. Ovviamente ogni azione che va fatta sul timone va fatta, come in questo caso, vedete, orziamo, sto orzando leggermente, adesso vedete il vento apparente è sui 60, ora sto stringendo di più il vento, ora sono circa a 45 e riporto il timone subito in centro, quindi è un'azione che va fatta in maniera molto molto graduale. Quindi orzare e riportare subito barra in centro, perché ragazzi ricordiamoci che il timone funge come una sorta di freno a mano, quindi se noi abbiamo una barca che tende ad orzare troppo, tenderemo a tenere sempre il timone alla poggia, di conseguenza il timone non sarà allineato con l'asse longitudinale della barca e quindi sarà come un freno a mano tirato. Ora con la barca col timone a ruota non ce ne accorgiamo tanto, con la barca con il timone a barra invece lo sentiamo, facciamo tanta fatica nella spalla, nell'avambraccio, perché avremo sempre questa cosa di tirare la barra del timone, quindi significa che in quel caso la barca non è equilibrata perché se ne tende ad andarsene troppo all'orza. In quel caso andiamo ad agire sulle vele e vi ho spiegato nell'altro video, quello relativo alla deregolazione, come fare. Dobbiamo essenzialmente depotenziare la randa attraverso prima il carrello della randa, quindi il trasto della randa, quello lì ve lo ricordate, ve l'ho fatto vedere, oppure agendo sulla scotta della randa, però io sono sempre dell'opinione che bisogna agire prima sui carrelli che sulle scotte, sia per quanto riguarda la randa, sia per quanto riguarda la vela di prua, il Genoa o il Fiocco. Allora ragazzi,
Un'altra cosa importante è quella di disporre i pesi correttamente in barca. Quindi all'aumentare dello sbandamento facciamo sedere tutto l'equipaggio sopra vento alla barca. Vedete, così come sono seduto io in questo momento, in modo che il peso tenda a riequilibrare la barca, perché abbiamo detto che lo sbandamento eccessivo è cinematografico, è spettacolare, fa scena, ma non fa andare meglio la nostra barca. Anzi, più la barca è sbandata e più è probabile che andiamo incontro a una straorzata. Quindi la barca non è fatta per navigare sbandata, ma deve avere una certa inclinazione, un certo sbandamento oltre il quale non devi andare. Naturalmente tutto dipende dal modello, dal tipo di barca, dal disegno della carena, dalle linee d'acqua, eccetera. Però in linea di principio cerchiamo sempre di portare, soprattutto quando il vento è sostenuto, tutti i pesi sopra vento. Vediamo ora invece come agire quando c'è anche un po' di onda e mare formato, navigando di bolina e alle altre andature. Allora ragazzi, quando si naviga di bolina, il 99% delle volte avremo il mare che proviene dal mascone. Quindi vedete, le onde ora arrivano sulla nostra barca in questa direzione qui, come potete vedere. Vedete, circa a 45 gradi rispetto all'asse longitudinale della nostra imbarcazione. Allora, cosa è consigliabile fare quando, ora come potete vedere, sono ondine piccolissime di 50 centimetri massimo, ma che cosa è consigliabile fare quando invece ci troviamo di fronte a onde un po' più alte, un po' più elevate? La cosa conveniente da fare, innanzitutto, se il vento è moderato come in questo caso, ci troviamo con una decina di nodi, conviene regolare il genova in maniera che sia leggermente più potente nella parte bassa. Quindi che cosa andiamo a fare per ingrassare leggermente la vela? Andiamo a portare un po' avanti il carrello. Anche di questo abbiamo parlato nel video sulla regolazione delle vele. Quindi carrello un po' più avanti per dare maggior potenza all'imbarcazione. Quando invece il vento diventa fresco, quindi cominciamo ad avere venti superiori ai 15 nodi, cosa facciamo? Naturalmente aumenteranno anche le onde, quindi anche le onde saranno un po' più alte. In quel caso che cosa facciamo? Per evitare che la barca di bolina soffra troppo, perché soprattutto se stiamo facendo una bolina molto stretta, le onde di fronte possono farci sbattere e quindi tendono a frenare la barca. Per cui prima cosa, quando ci sono onde, mai un angolo di bolina troppo stretto. Ma in quel caso cosa possiamo fare? Possiamo stare più poggiati, ma quando arriva un'onda particolarmente alta possiamo andare a orzare verso la cresta dell'onda, quindi la superiamo orzando, stringendo, e poi, soprattutto se questo avviene al traverso, vediamo un'onda particolarmente alta che arriva, l'onda si avvicina, quindi noi sull'onda orziamo nel momento che l'andiamo a scavalcare, quindi la prendiamo più sul mascone e poi ripoggiamo alla discesa. Quindi sempre un'andatura di zigzag. Per cui ragazzi, sempre lavorare in maniera delicata per evitare movimenti bruschi della palla del timone. Ovviamente ragazzi, queste sono regole che generali, perché ogni barca, in base all'armo, in base alle linee d'acqua, in base alla chiglia, si comporta in maniera diversa. Quindi una cosa importantissima, se vogliamo instaurare un buon feeling con la barca, con la nostra barca, è quello di farci tante ore di navigazione, perché ragazzi, la barca è un po' come la nostra compagna, bisogna imparare a conoscerla. Più la conosciamo e più evitiamo problemi. Quando c'è onda e siamo di bolina, la cosa migliore da fare nel timonare è quella di orzare quando si approssima l'onda, soprattutto se abbiamo un'onda lunga, orzare con la prua sull'onda e poi nel ridiscenderla poggiare. Questo quando siamo di bolina. Quando invece siamo in un'andatura portante, quindi in poppa, un fil di ruota soprattutto, dobbiamo fare esattamente l'opposto. Quindi quando si approssima l'onda alla nostra poppa, perché l'onda è più veloce della nostra barca, quindi tenderà a superarci. Di conseguenza che cosa faremo? Quando l'onda ci raggiunge, che raggiunge la nostra poppa,
dobbiamo poggiare perché la nostra barca avrà un'accelerazione improvvisa. Questa accelerazione improvvisa può far andare la nostra barca in straorzata. Quindi che cosa facciamo? Quando l'onda ci raggiunge e ci solleva cominciandoci a spingere, noi dobbiamo poggiare. Quando poi l'onda ci ha superati, quindi tra un'onda e un'altra, invece dobbiamo orzare e quindi fare sempre questo lavoro di zig zag. Per quanto riguarda invece l'argomento raffica, sottoraffica, come ci dobbiamo comportare? Anche in questo caso, ragazzi, dipende in che andatura ci troviamo. Generalmente, se siamo di bolina, il miglior modo di comportarsi sotto raffica è quello di orzare sotto raffica. Perché questo? Perché ovviamente quando il vento aumenta questo tende anche a girare, quindi ridonda, significa che si sposta verso poppa. In questo caso avremo la possibilità di stringere la nostra andatura, quindi sotto raffica la barca naturalmente tenderà a sbandare maggiormente. Questo perché aumenta anche l'incidenza del vento, perché l'incidenza del vento rispetto alle vele cambia. Il vento in sottoraffica abbiamo visto che tende a spostarsi verso poppa. Di conseguenza che cosa facciamo? Orziamo, orzeremo leggermente, in quel caso recupereremo anche rotta, cambierà anche l'incidenza delle vele rispetto al vento e ovviamente diminuirà anche lo sbandamento. La cosa migliore sarà quella di agire sul timone, quindi modificheremo l'incidenza del vento sulle nostre vele attraverso il timone. Quando c'è il raffigone la barca se ne va un po' all'orza, ma la cosa è controllabilissima. Il grecale è bello e caro, però ha un po' questa caratteristica di essere molto rafficato come vento. Infatti oscillavamo dai 18, 19, ai 27, 28 nodi, quindi veramente tanto di differenza sotto raffica. Quando invece le raffiche provengono da poppa, quindi stiamo navigando all'asco, gran lasco, poppa, quando arriva la raffica, in quel caso tenderemo a poggiare per contrastare l'accelerazione eccessiva che può indurre alla straorzata. Quindi ragazzi, per quanto riguarda la raffica è sempre opportuno cercare di anticiparla. Di solito guardando il mare si riesce a capire se la raffica è in arrivo, quindi la cosa migliore da fare è cercare di anticiparla, quindi orzando prima che questa ci investa in pieno e quindi con la barca che inizia a sbandare troppo. Allora, siamo adesso, vedete, con quello che vi dicevo prima, l'esempio che vi dicevo prima. Ora stiamo navigando di bolina molto stretta e la barca, nonostante ci siano ancora 8-9 nodi di vento reale, ha questa tendenza a fermarsi perché la bolina troppo stretta con l'onda contraria tende a rallentare il nostro moto, quindi la nostra barca soffre. Col passaggio sull'onda, vedete, la barca sbatte, vedete? E ogni volta che succede questo si frena, si rallenta, di conseguenza la nostra velocità ne risente, quindi per evitare questo rallentamento, questo freno, ci conviene leggermente poggiare. Vedete, una volta poggiato abbiamo leggermente poggiato e ora le onde ci arrivano quasi al traverso, di conseguenza riusciamo ad avanzare più agevolmente, in maniera più fluida. Abbiamo anche ingrassato leggermente la vela mollando un po' di scotta, ma ancora meglio per ingrassare la vela portare leggermente il carrello più avanti. Ok, quindi lo so, in crociera solitamente ci impigliamo, diventiamo tutti quanti pigri, però se ci scocciamo di portare il carrello più avanti possiamo anche filare leggermente un po' di scotta. Però io consiglio sempre di lavorare sempre sui carrelli, sul trasto della randa, quanto riguarda la randa, e sul carrello del Genova. Ragazzi, se ci sono, un motivo ci sarà, anche se ho notato che sulle barche più nuove, quelle di costruzione più recente, il trasto in alcuni casi è diventato minuscolo, i carrelli quasi non ci sono più, cioè non lo so, secondo me si sta semplificando un po' troppo, come dire, la vela in funzione della comodità. Però se avete una barca che ha,
che vi consente ancora di adottare queste regolazioni, ragazzi, penso che sia, come dire, anche piacevole, perché la vela, oltre a un modo ecosostenibile e divertente per andare da un punto A a un punto B, mette anche alla prova, come dire, le nostre capacità tecniche, quindi è anche piacevole ingegnarsi. Ci sono degli amici che ogni tanto vengono a fare compagnia in barca che dicono: no, ma la vela è troppo lavorata. È troppo lavorata. Sì, in realtà sì, però se non vi piace è meglio un motoscafo a questo punto. Altra cosa importantissima, ragazzi, da vedere sono i filetti cosiddetti telltales, ok, i segnavento, perché quelli ci daranno sempre una corretta visione dell'insieme del nostro Genoa, quindi il flusso laminare sulla vela deve essere sempre costante. Vedremo che ci sono dei momenti in cui la barca è in massima accelerazione, in cui i filetti si sollevano leggermente, però senza sbattere vorticosamente, e quando avremo raggiunto la giusta velocità di accelerazione tenderemo a mantenere la prua leggermente di qualche grado sotto e cerchiamo di mantenere sempre questa andatura evitando il più possibile manovre brusche, quindi di orzare o di poggiare violentemente. Ricordiamoci che l'angolo di barra del nostro timone, ok, che sia o un timone a barra o un timone a ruota, non deve mai superare i 4-5 gradi, ragazzi, perché significa un angolo di barra superiore ai 4-5 gradi significa che stiamo camminando col freno tirato. Quindi in bolina la cosa importante è sempre quello di dare la massima scorrevolezza alla nostra imbarcazione. Altra cosa importante è quella di cercare di non sacrificare la velocità in relazione alla rotta, nel senso, è meglio, se dobbiamo andare da un punto A ad un punto B e la bolina stretta magari sarà la rotta più breve, però quella rotta più breve, se fa andare la nostra barca molto molto lenta, impiccata come si dice, basterà un minimo errore, un'onda per fermarla completamente, e quindi perderemo invece di guadagnare. Quindi conviene in questo caso avere una rotta più poggiata, quindi allunghiamo la nostra traiettoria, però la barca cammina più veloce. Quindi dobbiamo sempre cercare di non sacrificare la velocità in relazione alla rotta. Poi della cosiddetta VMG un giorno vi farò un video in cui ve lo spiego in maniera un po' più dettagliata. Quindi cerchiamo sempre di far andare la nostra barca più veloce, quindi mantenendo una rotta più poggiata anziché più lenta e quindi con difficoltà di passo sull'onda, avendo una rotta di bolina troppo stretta. Allora ragazzi, siamo in bolina, come vedete la nostra barca ha il giusto sbandamento, è equilibrata, quindi importantissimo per navigare bene, perché ovviamente timonare bene comporta semplicemente che la nostra barca sia equilibrata, quindi deve essere ben bilanciata con la regolazione delle vele. Vi ho detto che il modo migliore per vedere se questa regolazione è corretta è quello di togliere le mani dal timone e vedere se la barca va dritta o se al massimo ha una leggerissima tendenza orzira, perché vi ricordo che la tendenza orzira nella barca è abbastanza normale, quindi se noi lasciando il timone vediamo che la barca va dritta o la sua tendenza orzira è molto lenta, allora vuol dire che è tutto a posto, quindi stiamo navigando bene con le vele correttamente messe a segno. Per la mini lezione di vela di oggi è tutto, mi raccomando fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se il video vi è piaciuto, se vi è stato utile, lasciate anche un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video sulla vela. Ciao e buon vento!